anche veloce. Tac. Non ho mai trapiantato le patate a sta velocità. È assurdo. È pure divertente. Benvenuti nella recensione della trapiantatrice magica di Azienda Agricola Pacciamama di Fabiola e Sergio. E questa qui è la trapiantatrice magica, o trapiantatore, come volete. Questo qui è un modello di pre-produzione, quindi non è ancora in produzione, quindi in questo momento non lo potete comprare, però se un domani vorrete comprarlo dovete cercare Azienda Agricola Pacciamama da qualche parte, sicuramente la trovate su YouTube o sul sito o su Facebook, dove vi pare. Sicuramente troverete come comprare questo attrezzo qua. A che cosa serve? Serve per trapiantare, è una trapiantatrice magica. Questo è un prototipo di pre-produzione, non è ancora in produzione, verrà in produzione. Questo è stato fatto da Sergio, direttamente con i tubi delle fogne del vicino di casa, gliel'ha presi nottetempo, ma erano d'accordo, non li ha rubati. Infatti il vicino gli ha chiesto: ma perché sei venuto di notte a prendere i tubi? E Sergio ha detto: boh, faceva caldo di giorno. E a che cosa serve? Serve a trapiantare. Ecco, non so se mi vedete attraverso il buco. Serve a trapiantare qualsiasi cosa. Potete trapiantare, io vi suggerisco di trapiantare la patata, perché la patata è sempre molto importante per il mio canale. Se no potete trapiantare i vasetti di qualsiasi ortaggio che vi pare, tipo zucchine, pomodori, qualsiasi cosa. Sempre mette questo grilletto gigantesco, si apre, e quindi voi infilate qua dentro l'ortaggio, oppure la patata in questo caso, conficcate nel terreno, ha una bella punta fatta di metallo, metallo veramente tosto. Una volta infilata nel terreno, premete qua, e cosa succede? Il becco si apre e la piantina viene rilasciata dentro la terra. Voi sollevate e la terra torna intorno al vasetto, diciamo, alla terra del vasetto, e la pianta è trapiantata, o la patata è trapiantata. Adesso così a parole è un po' più difficile spiegare la parole che farla vedere. La proveremo oggi, la proveremo trapiantando le patate, ma potete trapiantare qualsiasi cosa e vedremo se riuscirò a trapiantare la patata. Non l'ho ancora mai provata, come tutte le cose che provo io, le provo per la prima volta facendo il video, così sono sicuro di far vedere che è facile o è difficile da utilizzare, e noi scopriremo se è facile o difficile da utilizzare al primo colpo. Ovviamente deve essere fatto su una terra già lavorata, già bella sciolta, ok? Andiamo a provarla. La patata. Lascio la patata. Patata. Guardo, lascio. Infilo, patata. Lascio. Ah! Ho sbagliato, li faccio. Patata. Dovevo guardare meglio. Patata, lascio, patata, lascio, patata, lascio, patata, lascio, patata, è andata, la patata è molto importante. Patata. Patata mancata. Era una bella patata. Ecco, se la patata non si seppellisce bene, si fa un po' così e si seppellisce bene lo stesso. Se per caso non va bene a buon fine. Così, andata. Direi che è comodo. Che chinarsi ogni volta, un'altra colla risolve il problema. Patata, è andata.
andata. Posto. Ah, tendo a sbagliare mira. Oh, il pelo non è mica facile prendere la mira perfetta. Andata. Data, data, questa non si è seppellita bene, la faccio un po' così, rifaccio, la prima da rifare, capita, data, ah, bene seppellita. Ultima. Direi che è abbastanza semplice, veloce, pratico, e ti fai un po' male alle mani, quindi è meglio usare i guanti. Proviamo a fare un'altra fila. Secondo me il difetto potrebbe essere questo pezzo di metallo qua, che va impugnato così, e quando l'attrezzo dentro la terra, a forza di fare così senza i guanti, dopo un po' ho male alle dita, perché le mie dita sono delicate, non sono dita rudi, ok? Allora io, se dovessi fare una modifica a questo attrezzo qui, ci farei un'impugnatura un po' più ergonomica, un po' più grande, non solamente un tondino di ferro così, se devo proprio trovarci un difetto. Per il resto è comodo, è veloce, ti permette di non chinarti, ti permette di piantare le patate velocemente senza chinarti. Ci vuole una semplice borsa a tracolla. Adesso provo a fare questa fila, vediamo quanto ci metto. È la prima volta che lo uso, oggi, adesso, quindi ho già preso pratica di fare questo mestiere qua, così al volo, con questo attrezzo. Proviamo! Patata, infilo, lascio, e quando lascio controllo che la patata si seppellisca, e direi che si seppellisce. Bisogna tirargli una bella botta per non andarlo giù, quindi bisogna farlo cadere dall'alto, non bisogna appoggiarlo così e poi infilare, bisogna lanciarlo. Andata, ok, può anche fare con una mano sola e con l'altra si mette la patata. Una mano sola, andata, lascio, direi che va bene, è ancora più veloce la questione, molto più veloce. Questa non so se la seppellisco perché è un po' lunga. Sì, sono riuscito. Andata. Andata. Forse dare un po' di vibrazione mentre sale può aiutare a seppellire meglio, più facilmente. Ah, è difficile prendere il centro della X del telo. Non è semplicissimo. Oh, ci sto prendendo la mano e ci sto prendendo anche gusto. Oh, sto andando velocissimo. Ah, ho sbagliato mira. Questo può essere un difetto, sbagliare mira. Praticamente la velocità di trapianto non ha paragoni con il piantarle a mano e diventare gobbi e farsi venire il mal di schiena. Con questa roba qui, col trapiantatore di Azienda Agricola Pacciamamma, fate velocissimo. È una cosa pazzesca. Guarda che velocità. A patto di non sbagliare mira sul telo. Su questo telo ho fatto un filmato apposito che trovate sul canale. Ma che veloce. Tac.
Non ho mai trapiantato le patate a sta velocità. È assurdo. È pure divertente. Adesso proviamo a vedere se riesco a inquadrare la patata che va dentro al tubo. Se ci riesco, allora io infilzo col tubo. Aspetta, vediamo. Così. Poi la patata, usiamo l'assistente patata. Vai, assistente, prendine una più corta perché questa qui è già difficile da far vedere. Ecco, questa rotonda che va meglio, più facile da seppellire, vai. Infila nel tubo e la patata va fino a giù nel tubo. Dopodiché, se si vede qualcosa, ma non credo, non si vede più niente. Comunque io comincio a schiacciare e tirare su e la patata si seppellisce, ma non si è visto praticamente niente. Infatti non sono manco riuscito a seppellirla perché ero concentrato a guardare qua e dobbiamo rifare tutto. Rifacciamo. Allora, infilzo, vediamolo da fuori, va? Infilzo, poi infilo la patata, vai, e piano piano con qualche vibrazione rilascio. E la patata è stata seppellita e non si capisce assolutamente dal filmato, come sono bravo a fare i filmati. Arrivederci. Il video è finito, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale oppure fate quello che vi pare, mettete il mi piace. Ricordatevi solo che io non faccio solo video di orto, quindi non aspettatevi solo video di orto, video di recensione nel mio canale, anche se ne faccio parecchi video di orto e parecchi video di recensioni. Potete trovare qualsiasi cosa, io faccio quello che mi viene in mente di fare. E ci vediamo alla prossima puntata. E mi raccomando, andate sul canale di Sergio Fabiolo, anche se non avrebbero bisogno di presentazioni, azienda agricola Pacciamama, per chiedergli questo attrezzo qui. E se in futuro sarà in vendita da qualche parte, perché questo è un prototipo di preproduzione, io vi metterò il link nella descrizione del mio video.